momento più bello dell'anno è arrivato. Cominciamo. Formentera. Ciao a tutti, siamo di nuovo Diletta e Marco, un anno dopo, e ci riproviamo a fare il vlog di Formentera. Vamos! Dal lato opposto del Lucky invece c'è il Blue Bar. Buongiorno, è il secondo giorno qui a Formentera, siamo a San Francisco, stiamo andando a fare colazione al Big Store. Più o meno al chilometro 11 dalla strada principale, abbiamo seguito le indicazioni per l'hotel Maisy, che è questo qua alle nostre spalle. Abbiamo lasciato il motorino qua, c'è anche un bel parcheggio per le macchine e adesso andiamo al mare a Esa Arenals. Dall'altra parte dell'isola c'è il vento e quindi siamo tutti qua. Aperitivo con nachos. La famosa salsa aglio olio, pulpo alla gallega e ciberone fritti. Sardina alla plancia. Buongiorno Formentera, siamo qui in centro Espujol, abbiamo prenotato la casa nuovamente con la nostra agenzia immobiliare di fiducia che è Formentera Mi Amor. E questo è il solito monolocale dell'anno scorso. Oggi è domenica, andiamo prima a fare colazione alla Casa dei Colori, poi abbiamo l'appuntamento al ristorante Pelaio per la grande paella della domenica, del domingo. Quest'anno dobbiamo farcela di andare alla Mola, c'è il mercatino, i
VIP che c'è solo la domenica e forse il mercoledì lo fanno ancora. Questa sera c'è l'appuntamento con il gruppo 6 di Formentera 6 nel 2014 e torniamo da Ceghetti. Prontissima! Entro l'una e mezza bisogna arrivare. Dopo aver pagato ottenete lo scontrino che servirà per avere la vostra porzione di paella. In buon provecho! E qui siamo a Escalò. C'è il ragazzo che fa sempre il mojito qua in spiaggia. Proseguiamo per la mola. I cartelli fucsia, come quello che ho appena inquadrato, indicano che c'è un sito storico archeologico. E infatti qui, guardate le mie spalle che meraviglia, c'è uno dei vecchi mulini. È proprio qui che abitò per un periodo Bob Dylan. Della mola, uno dei due fari che ci sono sull'isola. E adesso facciamo un giretto al famoso mercatino hippie della mola. Camí de Sapujada, un sentiero di 1,5 km che porta giù al paese Caló de Sant Agustí. Stasera siamo venuti a cena al Fondapepe qui a San Ferran. Questo è un dolce tipico di Formentera, è la Grescia Nera. Un po' di street art anche qua. Buongiorno! Sembrerebbe non esserci nessuno
una nuvola in cielo. E adesso siamo a San Francisco, facciamo colazione in un posticino molto tipico. Leggerissima colazione, abbiamo ordinato di male. Questa è una pianta acquatica, è la posidonia. Il mare diventa un po' nero, però significa che è molto pulito.